Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Qui da Romix, Sabrina Perucca, direttore artistico della manifestazione. Siamo in un nuovo appuntamento di hashtag insieme a Romix. Come avete sentito poi nella nuova sigla, sono sicura che diventerà il tormentone dell'estate, che ci accompagna in questi appuntamenti, realizzata poi da Mirko Fabreschi e Raggi Fotonici, insomma, che ci accompagnerà. E come sapete ormai questa iniziativa parte da aprile e continuerà per tutta l'estate con incontri live, pillole, presentazioni di novità e così via, per avere sempre un occhio appunto sul mondo del fumetto, sugli autori, sulle nuove uscite. Ma anche sul cinema d'animazione e tutti i mondi che ruotano intorno alle anime di Romix. Questa sera abbiamo ospite la Bugs Comics in una data particolarmente importante questa settimana, perché è uscito proprio in questa settimana il 50° prodotto editoriale della casa editrice con il 7° numero di Samu Stern. Però prima di continuare a parlare, chiamo qui con me Gianmarco Fumasoli e Paolo Antiga. Eccoli qua. Buonasera a tutti. Benvenuti, Grazie Gianmarco. Sabrina, ben trovata, buonasera. Paolo. Io anche se non c'è bisogno, ma dico due parole per introdurvi, come è giusto che sia. Gianmarco Fumasoli, insomma, direttore editoriale di Bugs Comics, fondatore di Bugs Academy nel 2018 e sceneggiatore di tanti titoli, tra cui Mostri e di Samu Stern, che insomma in questi ultimi mesi è andato ad arricchire le proposte che si trovano in edicola. Poi approfondiremo meglio questo argomento. E Paolo Antiga, disegnatore in questo caso appunto del 7° numero di Samu Stern, collabora con tante case editrici, ha iniziato con Giacabook tra gli altri, Star Comics, con l'Arancia Studio, con cui poi realizza storie principalmente per la Francia. E ricordiamo anche il tuo Sandokan realizzato con Star Comics nel 2017. Ed eccoci qui con Samu Stern. Insomma, io l'ho anticipato, questo è il 50° prodotto editoriale che è firmato dalla casa editrice Bugs, quindi un momento importante che si festeggia con un progetto ne abbiamo parlato anche spesso poi in alcuni incontri degli scorsi Romix lo scorso anno, la novità della sfida, diciamo un po' in controcorrente, quella di portare nuovi titoli in edicola. Quindi, insomma, ho fatto questa introduzione e a questo punto vi lascio la parola, altrimenti rischio di parlare troppo, perché vogliamo scoprire quali sono le novità e cosa ci porterà Samu Stern nei prossimi mesi, e questo mese in particolare anche con una cover, no? Di cui ci parlerete un attimo, con una white cover, addirittura in edizione limitata. E quindi ecco, io mi sposto sull'angolino fuori dalla live e vi lascio chiacchierare, così mi godo anch'io gli splendidi disegni di Paolo. Grazie, grazie Sabrina. Grazie. Bene. Bene, bene. Noi abbiamo. Non ho capito. Ce Ci l'autogestiamo. autogestiamo, assolutamente sì. Allora, io volevo partire mostrando la copertina.
che è la copertina del numero 7. Numero 7 di Samuel Stern, uscito il 30 di maggio. In realtà ci sono sempre c'è qualche difficoltà quando la data di uscita è a cavallo di un weekend o di un festivo. In questo caso è stata a cavallo di entrambi, per cui la disponibilità del volume si è suddivisa tra il giorno effettivo di uscita e il 30 e addirittura anche oggi. So che in alcune zone d'Italia è arrivato un pochettino più tardi, però è arrivato. La particolarità di questo volume è che si tratta del volume che festeggia i 50 prodotti editoriali e 50 copertine delle produzioni Bugs Comics. Per fare questa festa, per festeggiarla nonostante il periodo di difficoltà che stiamo vivendo, Bugs Comics ha realizzato una copertina variant bianca, completamente bianca, che ha tiratura limitata. Noi siamo abbastanza, diciamo, dal punto di vista delle tirature limitate, siamo abbastanza precisi, nel senso che quando facciamo delle tirature limitate sono effettivamente limitate, nel senso che non faremo ristampe di ristampe. Una volta terminata quella che è la tiratura di questo momento, la white cover non sarà più disponibile, ci inventeremo qualcos'altro? Probabilmente sì, però è importante che quello che viene promesso è poi quello che è mantenuto. Una volta quindi ritirata dalle edicole la white cover, rimarrà qualche copia in magazzino per fare arretrati e per essere disponibile nelle prime fiere appena ci sarà la possibilità di farla, dopodiché sparirà. Sta avendo un riscontro interessante, la gente è comunque, i nostri lettori, in parte sostenendo il progetto, in parte per avere l'occasione di avere una copertina personalizzata, la stanno comprando in maniera importante, sembrerebbe, e questo ci fa molto piacere. Il numero 7 di Samuel Stern quindi rappresenta un po' questa situazione, l'uscita da questo periodo buio che viviamo, il provare ad andare incontro a una nuova primavera, per quello che si intende il nostro fumetto, i nostri fumetti in Italia e nel resto del mondo, che si spera riescano ad uscire da questo periodo che stiamo vivendo, ed è disegnato da Paolo Antiga. Paolo è entrato in Bugs con Samuel Stern, il primo lavoro che abbiamo fatto insieme è Samuel Stern, è questo numero 7, e lui si è occupato appunto dei disegni, è un disegnatore e quindi ha fatto i disegni, giustamente. Quindi io vorrei lasciare la parola a lui e parlare di quello che è stato il suo approccio e il suo modo di entrare come numero 7, insomma, all'interno di un mondo dove c'è un personaggio già ben definito, dove è già stato disegnato, dove ha dovuto caratterizzare. Quindi lascio la parola a lui e facciamo scorrere un po' di immagini. Oh, bene. Beh, qui abbiamo proprio i primissimi studi che ho fatto su Samuel, quelle per il test, sono per la test page. E in realtà sì, quando io ho iniziato a studiare Samuel, a approcciarmi a Samuel, non era ancora uscito nessun numero e quindi mi sono dovuto basare soprattutto sulla Bibbia che mi hai mandato. Certo. E praticamente, cioè, la Bibbia in realtà mi ha fatto innamorare subito del personaggio, perché era talmente tanto vasta, piena di dettagli sulla personalità di Samuel, di tutti gli altri personaggi, dei comprimari, e lì mi sono proprio detto, beh, è figo, è proprio figo, andiamo, facciamolo. Quindi, diciamo che, il personaggio non ho perso tantissimo tempo a studiarlo, in realtà. Poi se vai avanti facciamo vedere un po' di altre bozze. Grazie Daniele, intanto ringrazio Daniele che ci dice bellissimo numero. Grazie. Qui c'è una figura intera. Più che altro, ecco, all'inizio magari è stato difficile cercare di azzeccare le posture, gli atteggiamenti che poteva avere. Difatti, in realtà, è stata proprio la storia, poi lavorare sulla storia, che mi ha fatto capire come dovevo muovere il personaggio. In realtà non ho fatto tantissimi studi proprio perché avevo l'entusiasmo di partire con la storia, di vedere i personaggi subito nell'azione di quello che doveva succedere.
E quindi sì, ce n'è, c'è questo. Mi ricordo la maggior parte degli studi in realtà, ecco, li ho fatti in fiera. Perché Ah, beh, sì. ci siamo incontrati, credo, la prima volta all'ARF, io All'Arf. e te, e lì con gli altri ragazzi di Bugs, tutti a disegnare Samuel. Allora anch'io ho Ci sei messo. continuato. Mi sono messo lì a disegnare Samuel e dovevo ancora avere la sceneggiatura in mano, in realtà, poi siamo partiti verso giugno, credo, se non ricordo male. E quindi proprio gli studi così li ho fatti anche in fiera, È vero, mi assieme a Dalgo. ricordo. Oltretutto, un tuo studio ce l'ho io a casa, incorniciato, quindi. Beh, che credo che sia quello dopo di questo disegno qui. Mi Sì. pare di avertelo messo, sì. Confermo, confermo. Sì. Ecco, sì, questo è. Dimmi, Gianmarco. Io mi ricordo che io sto, a me piace il fatto che ogni artista, ogni autore reinterpreti la figura di Samuel Stern sulla base delle sue peculiarità. Non mi piace che Samuel sia sempre identico. E mi ricordo che io ho questo approccio per cui inconsapevolmente cerco la vignetta che più mi dà l'idea che il disegnatore ha trovato il suo Samuel. E nel tuo caso è stato un tre quarti in primo piano nella macchina quando stanno viaggiando verso la loro meta. Lui si gira e dà lo sguardo tra lo stupito e l'ironico in qualche modo e guarda Duncan, l'ha preso perfettamente. Lì ho capito che è Samuel. Sì, Grazie Ilaria. ciao Ilaria, grazie. E quindi lì ho capito, ho detto, questo è. Sì, no, ma difatti, guarda, forse te l'ho detto anche ieri. L'ho detto anche ad altri amici, io quando ho finito il volume mi sono detto volevo un'altra 20 pagine perché avevo capito come girare il personaggio, come muoverlo, come atteggiarlo Sì. e in realtà avrei rifatto le prime 20 pagine, però forse Vabbè. non era il caso viste le tempistiche. Quello tutti lo rifarebbero, eh? Quella è una cosa che succede a tutti. Poi però per esempio, Lo io mi so. ricordo quando tu lo muovi sotto le stelle, che lui comincia a guardare il cielo, che comincia a ragionare, lì si vede che ormai era tuo. Sì, infatti, sono d'accordo. Sì. Questo che cos'è? Questo credo sia un studio sempre per le pagine di prova della Royal Mile. Giusto, giusto, è L'ho vero. messo così, giusto per dire anch'io studio, però in realtà non sono Riccardo Randazzo. Niente, ormai Riccardo è fottuto. Sì, esatto. Se l'è cercata, no. Mi piace proprio immergermi nella storia. Credo che sia poi la sceneggiatura a darmi gli input maggiori per il disegno. Quindi è più facile che mi blocco sulla tavola, prendo un foglio a parte, ci disegno sopra, uno studio veloce, poi lo perdo per lo studio. Però tanti disegni preparatori prima magari non li Non li faccio, fai. mi butto sulla china e casomai, cioè, piuttosto rifaccio la tavola se non sono convinto. Questo sì. Okay. Sì. Vediamo cosa ho Ah, messo questi me dopo. li Ah, ricordo. questo, ecco, io mi ricordo, questo era uno studio che mi aveva preso tantissimo dei corvi, perché c'era in sceneggiatura, c'era il corvo demoniaco, no? Sì. È bello, questo è bello. Questo Io magari lo l'avevo. rifiamo. Mi ero proprio divertito a fare questo corvo tutto mutato, però in realtà non si prestava alla storia, a quello che raccontavamo, e quindi poi l'abbiamo cancellato. E probabilmente sì, nella pagina dopo si vedrà il corvo che si è scelto alla fine, che doveva semplicemente essere malato, un po' Sì. strano, io l'avevo Io mi reso veramente. ricordo, con Massimiliano, con Marco, che parlammo tantissimo del tuo corvo. Ciao Ah, sì. Antonella, parlammo tantissimo del tuo corvo perché ci piacque subito, però cominciamo a fare dei ragionamenti dicendo sì, però questo è proprio un mostro. Noi invece dobbiamo prendere la mutazione, ma che ancora non è completamente. Però è bello, ma che facciamo? Che gli diciamo, però. Identità, no, però vabbè, diciamoglielo. Alla fine, dopo una giornata di ragionamenti su questo corvo, ti abbiamo scritto chiedendoti se era possibile renderlo un po' più.
Sì. No, che appunto era, l'ho messo per dire che tante volte, per quanto una cosa sia bella, sia figa e ti diverti a disegnarla, se non è funzionale al racconto, giustamente la si elimina. Certo. Ma lo troveremo un modo di riutilizzarlo. Sì. Ecco, infatti. Eccolo qua, sì, l'avevo messo proprio perché... Sì, per sì. Far vedere la scelta finale. E questo è il corvo perfetto che rispecchia un po' questa malattia che aleggia all'interno del... Sì, è vero, sì. È vero. Che tra l'altro io rileggendo il numero sti giorni c'è proprio il primo personaggio che viene messo in quarantena. Comunque. Lui il corvo? No, nel primo personaggio all'inizio con Gillian. Ah, è vero, è vero. Anche gli dicono questa è una quarantena forzata, è vero? Esatto. È incredibile quanto questo numero, nonostante sia nato, tu hai detto che hai ricevuto la sceneggiatura dopo aprile, quindi questo numero sarà nato a marzo probabilmente. È incredibile quanti sono i riferimenti con la situazione attuale di oggi. Un anno, sì. Va bene, sì. Vediamo. Oh. Ecco. Questi sono un po' le... Sì, ho messo più che altro il processo, se vogliamo dire, creativo che mi porta alla tavola finale, insomma. Quindi io parto praticamente facendo dei micro disegni, il foglio qui è una 4 e ci stanno un bel po' di pagine, e mi faccio una veloce suddivisione delle vignette, a due con le pagine, quindi per capire proprio come sarà il volume aperto, e faccio la suddivisione e già un'idea di quelle che potranno essere le inquadrature, però il disegno veramente sono 3 centimetri per 4. Ah, riconosco la splash page. Ciao Luca! Sì, quella sicuramente. Riconosco grande la Berti. Sì, qualcosina. Luca, adesso che ci ascolta, ha accettato di tuffarsi in un'impresa titanica, dei tempi strettissimi, perché lo anticipiamo e poi torniamo a noi, lavorerà alla prima storia di Samuel Stern su 2 albi consecutivi. Ah, wow. E deve, perché secondo me una storia deve chiudersi con lo stesso tratto, non riuscirei mai a fare una storia con 2 autori differenti, e quindi... accettato delle tempistiche incredibili per produrre 2 albi consecutivi di Samuel. Terribile, terribile. Però lui è sicuro che ce la può fare. Siamo tutti fiduciosi. Poi sono d'accordo con te. Credo che una delle forze di Samuel in questi primi mesi di pubblicazione sia stata proprio trovare il disegnatore giusto per la storia. Poi alla fine. Si vede, si nota, cioè che ogni storia è ragionata per il disegnatore. Sì, cerchiamo, per quanto poi bisogna capire, conoscere il disegnatore bene per capire, cioè nel senso, secondo me alla fine di tutto l'agenzia la potevi fare solo tu. Nel dettaglio del luogo, della claustrofobia, cioè ti sei studiato anche la volta della stanza principale, quella dove poi abbiamo messo col titolo, cioè c'è tutta un'operazione. Io lì non ho fatto tantissimi studi, però ho una cartella di reference gigante, ho mischiato un bunker russo con delle cose gotiche, lì ho fatto fantastico. Vabbè, questi sono dei veloci layout anche qui per fissare proprio le vignette, le inquadrature. Tu passi da questi, che sono questi qua, che vediamo dopo, sono questi in alto a destra, 70 e 71, sì. Sono dei thumbnail questi, no, alla fine? Proprio sì, piccolissimi. Tu li elabori in questo modo? Poi sì, guarda, non so se si vede, praticamente questo è l'albo, eccolo, sì. Ok. E io ho fatto, cioè, tutti i layout sono qui. Non so se. Fantastico, fantastico.
È ingraffettato, ma mi rimane in mano praticamente. Qui forse si vede la pagina, quella che arriva fuori. È una 5, è del volume. Quello è il volume di Samuel Stern. È il volume praticamente, è tutto sì, ingraffettato, così mi dava l'idea, no, proprio anche dei cambi pagina, di come potevano funzionare le inquadrature, che non venissero ripetute, anche se io ho usato una gabbia molto classica in realtà. Però è Vabbè, un lavoro sempre molto utile. è comunque, ciao Francesco, grazie a te. È comunque un lavoro molto certosino, cioè nel senso che magari Riccardo ha fatto un tipo di lavoro prima, tu comunque lo fai dopo, cioè nel senso che lo fai, Praticamente fai, cioè hai disegnato su carta, per quanto schizzato, tutto l'albo. Oddio, sì. vabbè, Riccardo non è, no, Riccardo è imbattibile. No, Alla fine Riccardo no. Riccardo. Perché lo fa anche dopo lui, e per lui lo fa prima e dopo, quindi bello, questo è il confronto. Questo è uno dei pezzi che mi piace di più. È uno, in realtà mi piacciono molti, anzi ti devo anche dire quali in maniera più precisa, però questo me lo ricordo bene. Questo è il confronto tra Foras e Samuel, quando Sì, lui lo va a sì, sì, sì. Esatto, bruciare, ma Samuel non perde colpi, quindi è ecco. questa, E me la qui è ricordo. proprio l'arrivo di Foras. Sì, è proprio l'arrivo, sì. E poi forse ho iniziato, ecco qua, poi vado sulla matita, rifaccio tutto, sono degli A3 questi. Ah, ecco. Sì, quindi sono passato dalla 5 e passo direttamente alla 3. Cercando di mantenere più o meno le proporzioni, poi certe cose le cambio, ad esempio la vignetta sotto con Ross e Samuel, poi li ho ribaltati perché mi dava sì, un equilibrio diverso avere Samuel più grande da quella parte rispetto al layout. E lì mi diverto, più o meno decido, non faccio tanti studi dei neri a meno che non sono proprio indeciso. Però la maggior parte li studio direttamente a matita praticamente. E poi passo alla china, sì. Mamma mia, che lavorone, ragazzi. quando ci si diverte. Ah, ecco, questa è la china. E questa, sì, è la china di quella Ah, l'hai pagina lì. ribaltato dopo graficamente? Come? Non è No, ribaltato. è rispetto al primissimo layout che ti avevo fatto vedere prima. Quello prima Ah, ancora. aspetta, allora me lo vado a rivedere. Ah, Vedi? ok. Ho il grande da una parte, c'ho Samuel grande Ah, ok, perché dà più da una parte. Ah, equilibrio alla tavola. vabbè, Chiude sì, la tavola. esatto. Sono scemenze, però sì. No, 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 però si Se nota, non è. c'è qualche feticista del lavoro, magari apprezza anche. No, sono cose che io sto imparando perché io tecnicamente sono leggermente. Non è il mio, cioè, nel senso, a me piace scrivere, Ah, bene. mi appassiona il disegno, ma sono completamente una capra. Qui, se non sbaglio, ciao Gianfranco, qui, se non sbaglio, parliamo di composizione, corretto? Sì. Sì. È un lavoro a Giusto. parte È che. un lavoro a parte, è un lavoro che io cerco di fare istintivamente perché poi tante volte a pensarci troppo la tavola perde anche di freschezza e di, come dire, di freschezza, diciamo. Però poi ci sono certe cose che vanno ragionate, quando vedo l'errore cerco di metterlo a posto, insomma, se me ne Alberto accorgo. dice Paolo Antica numero uno, grande. Grande Alpo, ciao Compra bello. 15 white, Alberto. Ok. Sì, lo farà, se no le prende. E Ecco. questo è. Allora, questa l'ho messa perché in realtà su Samuel aspetta che c'ho Avast che mi chiede di riavviare il computer. Ricordamelo domani. Ok, scusate. Cosa ti stavo dicendo? Questa l'ho messa perché io in realtà Samuel non ho fatto la griglia, l'ho fatta poi in digitale. Quindi volevo fare vedere la tavola. Questa effettivamente è come una tavola inchiostrata delle mie di Samuel. Cartoncino A3.
Ah, e quindi poi la griglia dopo, mi ha messa dopo la griglia del... La griglia l'ho messa direttamente in digitale, così ho detto mi tengo sulle misure giuste che mi ha mandato Paolo, perché avevo paura di sbagliare col pennarellino. E questo mi dà modo anche, ad esempio, se vedi vignetta 2, io l'ho girata. Era più obliqua e mi sono reso conto che non funzionava e allora l'ho girata in digitale, l'ho sistemata. E se vai all'immagine dopo, vedi la tavola finita con la griglia e tutto quanto. Pensate, bellissimo. Ecco, e così era il passaggio. Tutta ripulita, insomma. Erika ci sta chiedendo se abbiamo delle ispirazioni per i nostri fumetti. Tu hai qualche ispirazione a livello proprio tuo di disegno? Ciao, grazie. Volevo chiederti se per le atmosfere horror di Samuel avete preso o meno ispirazioni da altri fumetti. Oddio, allora, io credo che tanto faccia il bagaglio che ti sei fatto negli anni, cioè tante volte secondo me c'è effettivamente un rimando, ma non te ne rendi nemmeno conto. Certo. Quindi ad esempio, mi è piaciuto lavorare su questo volume creando sempre una sorta di tensione, probabilmente anche quando non ce n'era bisogno. Però ho Ok. voluto che fosse un volume un po' pesantino alla Fincher, diciamo, no? Con queste atmosfere un po', non dico alla Seven, però avere sempre la sensazione che ci sia qualcosa di pericoloso, qualcosa che non va. E dal punto di vista del fumetto, ecco, sì, sto rileggendo in questi giorni l'Eternauta. Perché secondo me è una perla miliare, come atmosfere, cioè, è È irraggiungibile. vero, è vero, è È incredibile. irraggiungibile. È vero. E poi a livello di disegnatori, in realtà, io me lo sono fatto con Mastantuono e Andreucci sotto il naso, più che altro, con i Tex. E poi anche con i disegnatori magari di Dampir, Genzianella, piuttosto che Bocci, però sì, diciamo che per questo numero mi sono più ispirato a Mastantuono e Andreucci, cercando di applicarlo poi al mio disegno che effettivamente è diverso perché la base non è la stessa. Certo, interessante. Ciao, la vostra coraggiosa scelta di fare fumetto da edicola è fondamentale, o almeno lo è per me. Continuo a comprare solo e esclusivamente nell'edicola. Volevo sapere se avete mai pensato anche alla grande distribuzione. Grazie ancora. E guarda, noi siamo in grande distribuzione con tutto il resto del nostro catalogo. Mostri, Alieni, le prime graphic novel che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi Geppetto, abbiamo Gangster, i Mostri, siamo... Con il nostro catalogo completamente nella grande distribuzione, se per grande distribuzione intendi fumetterie e librerie di varia, con Samuel Stern siamo solo in edicola, oppure gli arretrati sul negozio di bugscomics.com, e lì sono disponibili tutti gli arretrati. Però attualmente di prima vendita Samuel Stern è solo in edicola. Bene. Questo è il flashback Questo è prima di... il flashback di... Sì. Prima di farci qualcos'altro, però. Prima di farci i grigi. L'ho messo nudo come l'ho inchiostrato. Sono stato combattuto fino all'ultimo se fare i grigi a mano, perché io adoro la china acquerellata. Ma ero terrorizzato dal non sapere come sarebbe venuto in stampa e quindi ho deciso di farla in digitale. E nella pagina dopo si vede la differenza, sì, si vede la realizzazione dei grigi che, sì, che ho fatto al computer. Questi sì, sono tutti fatti a PC. E quindi tu questa tavola però l'hai pensata per permetterle poi di avere dei grigi inseriti, come Esatto. il riflesso dello specchio, la notte fuori dalla finestra. Esatto, sì. Diciamo che è stato anche un po' un esperimento perché sapevo che a mano li avrei gestiti bene, ma sarebbero venuti bene sull'originale e non sapevo come
come si sarebbero impastati su un formato piccolo. E quindi, impaurito da questa cosa, ho deciso di farli a computer in stampa. Almeno a me piacciono molto quelle tavole che sono venute qui grigie. Anche a me, direi scelta giusta. Quindi sono soddisfatto, sì. E va bene, questa è una piccola cosa in più per far vedere, no, la differenza. E qua, sì, diciamo. Questa è un'illustrazione, una fantastica illustrazione che rappresenta una bella idea, tra l'altro una splendida idea. Sì, perché io sono stato... Vai. No, io sono stato combattuto fino all'ultimo su come fare il 50, volevo riempirlo di demoni, poi volevo metterli, non mi ricordo, credo di averti anche scritto, e tu mi hai risposto, ma che cosa vuole? No, lo so. Però sì, alla fine ho detto bugs, insetti, ho detto adesso lo riempio di insetti. E così è andata. Però mi sono divertito, dai. Ah, bellissimo, proprio bella. Perché poi rende Samuel, rende la Bugs, rende i 50, quindi hai messo tutto. Tutto quello che serviva. Esatto, e la cosa che a me affascina sempre è quando si riesce a trasmettere tutti i significati del messaggio con una sintesi estrema. Questa cosa è un qualcosa che mi affascina da quando leggevo Charlie Brown. Cioè, la semplicità con cui si può riuscire a trasmettere tutto quello che è il significato del messaggio è molto bello tutto questo. Grazie. Oddio, poi tanta sintesi là dietro con gli insetti. No, è chiaro. Sì, no. Quei pochi elementi, chiaro. Sì. Da quanti anni stavi preparando questa illustrazione? Perché avevi già capito che avresti fatto qualche anno. Bello, c'è un bello, po' alla volta. Mi sa che ti ho messo dentro, sì, sulla cartella. Molto, molto bello, molto bello, molto bello tutto il processo, tutto il passaggio. Ricordiamo che Samuel Stern è in edicola col numero 7, disegni di Paolo Antiga, e gli arretrati si trovano su bugscomics.com, c'è lo shop dove c'è un pack dove noi aggiungiamo tutti quelli che sono i numeri che non sono più presenti in edicola, in questo modo... E ho scoperto che ci sono molti lettori che conoscono Samuel con il nuovo numero. Magari c'è chi lo conosce col numero 8, gli altri. Quindi in questo modo riusciamo a mantenere il business delle edicole in un certo modo, che l'esclusività dell'acquisto è solo in edicola, perché adesso che il numero 7 di Paolo è in distribuzione, non c'è sullo shop e non ci sarà finché lo venderanno. Sarà sullo shop nel PEC dal mese prossimo e singolarmente dopo 2 mesi. Questo per poter aiutare i nostri amici giornalai ad avere l'esclusiva della vendita di prima istanza di Samuel, che secondo me, nell'ottica di quello che è il nostro supporto alle edicole, è fondamentale. Io direi che ci siamo. Sì. Vorrei che tornasse Sabrina per salutarci. Avete pensato a una serie di romanzi a fumetti? Daniele, sì, abbiamo pensato ad aumentare quella che è. Ne parlavo proprio con Paolo qualche giorno fa, proprio io e Paolo parlavamo della possibilità di inserire qualche pubblicazione ulteriore, parallela a Samuel, sempre Samuel, per dare più spessore e parlare di argomenti che i nostri lettori ci chiedono, ma che ancora non sono in continuity per i primi 2 anni di lavorazione del progetto. Bentornata, ti senti? Ben trovati, grazie a voi. No, questa infatti era una domanda interessante che era uscita prima e appunto meno male che l'hai recuperata, insomma, perché è un argomento interessante. E Gianmarco e Paolo, questa idea, devo dire, del dialogo tra lo sceneggiatore e il disegnatore ci piaceva molto come idea, e in effetti è stato molto interessante, perché poi, come abbiamo visto, dei passaggi, delle cose, neanche tu poi li avevi visti, no? Perché erano comunque chiaramente in fase di elaborazione, quindi è stato interessante anche scoprire poi dietro sempre il lavoro che c'è, questo aspetto, perché di solito poi il lettore immagina sempre una figura, spesso una figura unica dietro un lavoro a fumetti, e scoprire poi nel retro e approfondire qual è anche lo scambio tra
la sceneggiatura e il disegno è importante. Devo dire che questo numero sta ottenendo un grande successo, lo vediamo anche proprio dai commenti che sono arrivati numerosissimi. E volevo ricordare questa cosa. Allora, nell'edicola troviamo sia la white cover e a tiratura limitata, quindi bisogna correre in qualche modo. Come Beh, funziona? diciamo che le nostre tirature limitate lo sono sempre, anche quelle numerate. Noi non facciamo mai qualcosa che poi teniamo migliaia di... Cioè, la white è una tiratura limitata. Una volta che viene ritirata dalle edicole va al macero, perché noi non abbiamo resi, quindi va tutto al macero. Abbiamo un numero di copie in magazzino per gli arretrati, per la gestione degli arretrati e se avanzano per le fiere. Finite quelle... Sicuramente ci inventeremo qualcos'altro perché sicuramente lo faremo, ma la White non sarà più disponibile. Come lo è Bene, stata bene, bisogna correre. di Elena Casagrande. Elena Casagrande, la gente diceva: vabbè, no, ma la troveremo, a un certo punto è esaurita e l'abbiamo dovuta togliere, non, è proprio, non c'è più. Non La c'è stessa più. cosa con le White, e quindi speriamo che chi le vuole, chi sia veramente interessato a tenerle da parte, perché poi secondo me è un oggetto... molto bello, una personalizzazione in copertina e so oltretutto che molte persone stanno già chiedendo le commission agli autori, quindi è una cosa che mi riempie di gioia perché ci tengo a precisare, perché da quello che ho capito non sempre è così, che tutto quello che gli autori fanno per conto proprio, la Bugs non rientra minimamente in questa struttura. Cioè gli autori, alcuni autori me lo chiedono anche, ma tutto quello che è il lavoro degli autori sul nostro personaggio rimane agli autori. Quindi le commission le gestiscono loro, la Bugs non prende soldi, non si mette in mezzo, al limite crea il contatto con chi è interessato a comprare gli originali, ma non ha alcun tipo di guadagno. E questa cosa io sono molto contento perché in un momento così difficile sapere che gli autori hanno anche delle entrate perché prendono delle commission sulla white cover, io sono la persona più felice del mondo. Quindi è proprio bella l'operazione perché tutti siamo Bene. contenti, noi, i lettori, gli autori. E gli unici che non sono contenti sono quelli che non le comprano, quindi magari Luca. Poi insomma abbiamo avuto uno spoiler mica da poco con Luca Lamberti, quindi insomma Lo dovevo aspettiamo. dire perché Luca deve prepararsi che tra poco. Bene, ma abbiamo già una Adesso è ufficiale. data, abbiamo già un Guarda, posizionamento. noi siamo in fase di spoiler, quindi io vi dico. Noi valutiamo molto quello che i lettori ci dicono e nel momento in cui abbiamo modo di seguire una strada che ci accorgiamo che piace a tutti, facciamo in modo di seguirla. In parte già nei nostri obiettivi, noi arriveremo alla fine del secondo anno di Samuel Stern con una continuity molto serrata e con un numero in due parti che chiude il secondo Ok. anno, quelle che vedrà un'evoluzione di tutto, oltretutto torneranno i personaggi perché molti dicono: ma avete abbandonato i personaggi? Non è vero, è un seriale continuo. Tornerà Gillian, tornerà Isobel del 4, torneranno tutti i personaggi che non sono morti perché molti ci dicono: non è vero, c'è tanta gente che rimane viva e che tornerà. Ok. Luca, Bene. preparati, Luca, ti voglio bene, ma ti devi preparare. E poi speriamo di vederne ancora anche di Paolo, no? Assolutamente. Dai, Eh noi sì. speriamo. Sì, anche io. Anche Bene. io, quindi siamo Allora, tutti d'accordo. quindi è perfetto. grazie mille per la piacevolissima chiacchierata e speriamo Grazie di vederci presto in luogo fieristico, magari. magari. E buona serata e Grazie buon Sabrina. Samuele. Gra Ciao. grazie, buona serata a tutti.